compagnia di Dechen Dolkar, dell'Associazione delle Donne Tibetane in Italia, anche lei su Liberty TV ormai è quasi di casa. Dechen, parliamo della resistenza. Qui si parla, si festeggia, diciamo, in qualche modo gli risultati della resistenza italiana. C'è una resistenza anche tibetana? Allora, volevo ringraziare Libri TV che sempre sostiene la causa tibetana, ogni anno sostiene, quindi ringrazio a voi che sostiene la nostra causa. Volevo dire, oggi è festa della liberazione, come resistenza, anche in Tibet ci sono dei martiri, per esempio finora 153 si sono immolati, autoimmolati per protesta contro il governo cinese, perché non, in Tibet non c'è diritti umani, non rispettano diritti umani, nemmeno possono studiare lingua tibetana liberamente, non c'è libertà di religioso, quindi loro sono autoimmolati non danneggiando altri, insomma si sacrifica per loro, insomma, loro paese, no? Libertà del loro paese, visto che oggi è festa della liberazione. Quindi adesso Panchen Lama è un prigioniero più piccolo del mondo, come dichiarato Amnesty International. Lui quando aveva 6 anni, dalla sua santità 14° Dalai Lama ha riconosciuto come Panchen Lama, però dopo 3 giorni ha fatto sparire dai governo cinesi con genitori. Governo cinese hanno scelto un altro bambino posto di Panchen Lama, si chiama Gelsen Norbu, però noi tibetani non accettiamo questo Panchen Lama falso, perché non è il nostro Panchen Lama. Questo purtroppo oggi è il compleanno di Panchen Lama, 30 anni che compie 30 anni, quasi 24 anni che è sparito dalla circolazione, non sappiamo nulla di. Quindi noi donne tibetane chiediamo di governo cinese di avere un video, almeno una foto, e di far sapere che lui vive con i suoi genitori. Loro dicono nel 2015 dice che sta bene, sta dando educazione, però noi non sappiamo, solo parola governo cinese. Governo cinese sempre dicono bugie al mondo, no? Quindi non è che possiamo credere. Quindi se è vero quello che dici loro, vogliono noi vogliamo avere un video e una foto. Davvero, questo chiediamo noi. Poi il nostro appello è di fare tutti i governi del mondo fare pressione sul governo cinese in modo che rispettano i diritti umani in Tibet, anche in Cina, perché anche in Cina stesso non c'è libertà, non c'è democrazia in Cina, libertà in Tibet, perché noi vogliamo vivere felicemente, anche loro vogliono essere felici. Quindi Sua Santità Dalai Lama ha rinunciato all'indipendenza, chiede l'autonomia, una genuina autonomia per noi, per tutti i tibetani, in modo che vivono tranquilli e sereni, visto che tutti noi desideriamo la felicità, non vogliamo che anche i cinesi soffrono. Grazie Dechen Dolkar.